Ve lo avevo promesso che vi avrei portato il buon Fabio pronto ad esprimere il suo parere sulla partita giocata ieri sera tra Roma e Milan, ed eccolo qui. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Vi invitiamo a lasciare mi piace per supportare i nostri contenuti. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Ve lo ricordo rapidamente, abbiamo un secondo canale YouTube di calcio. Oggi lì è uscito il pagellone sfogo proprio su Roma Milan. E un terzo canale YouTube non di calcio. Se siete interessati, i canali li trovate qui sotto in descrizione, oppure se cliccate qui. A 360 gradi ti lascio ruota libera. Esprimi il tuo parere su tutto quello che hai visto su Roma Milan. Beh, allora, penso che il risultato finale, quindi l'1-2 col quale si è conclusa la partita dopo i 90 minuti, penso che in un modo o nell'altro inevitabilmente sia stato anche un pochino influenzato, perché questo diciamo è il discorso quasi fondamentale della partita, da un arbitraggio secondo me non all'altezza da una parte e dall'altra, perché ci sono stati errori pesanti. E che purtroppo alla fine vanno un pochino cioè distolgono quasi l'attenzione da quella che è stata la partita giocata dalle due squadre, perché secondo me devi fare prima la premessa di queste cose qua e poi analizzare quella che è stata la partita, perché secondo me gli errori sono stati un pochino condizionanti su tutto l'arco dei 90 minuti. I due errori principali, secondo me, riguardano un calcio di rigore che è stato assegnato e uno che manca, perché a mio modo di vedere il secondo gol che realizza il Milan, appunto sul calcio di rigore, fallo dei Bagnez su Zlatan Ibrahimovic, che viene anche riguardato al VAR, a mio modo di vedere mi sembra quasi, Generoso. sì, definirlo generoso, forse anche in senso buono viene quasi utilizzato questo termine. E inevitabilmente poi ti condiziona la partita, perché Milan si porta sul 2-0 e la Roma diciamo che non può quasi nulla, comunque è quasi impossibile reagire dopo una batosta del genere. Poi manca anche un altro calcio di rigore, che è più, come posso dire, più evidente il fallo di Kjær su Pellegrini rispetto a quello che è poi quello assegnato al Milan di calcio di rigore. Quindi ragazzi, diciamo che c'è stata un pochino questa differenza tra le due squadre, quindi un calcio di rigore in più al Milan, se così possiamo dire, uno in meno alla Roma, ed ecco qua che la differenza viene fatta sotto questo punto di vista. Poi, fatta questa premessa, possiamo parlare della partita che si è giocata nei 90 minuti, perché comunque la Roma, diciamolo chiaramente, doveva e poteva fare di più, secondo me, perché come al solito poi riesce a svegliarsi quando ormai la situazione è quasi compromessa. E con un uomo in più, perché poi ovviamente il Milan giocando in 10 dopo l'espulsione di Hernandez, ritroviamoci, insomma, Ci stava secondo te proviamoci. l'espulsione di Theo Hernandez o c'era fallo prima di Felix Diciamo che su Krunic? ci poteva sta fallo prima de Felix, quindi diciamo, mettiamola anche questa tra gli errori arbitrali. Però secondo me questo tipo di errore alla fine non va a condizionare lo svolgimento della partita per quello che poi si è visto, perché comunque il Milan alla fine Ha tenuto. riesce a tenere botta, si porta a casa tre punti fondamentali per la sua classifica, quindi diciamo che non è stato un errore così condizionante, a differenza degli altri due che ho citato prima. E dicevo quindi Roma che occasioni di questo tipo nei big match dovrebbe fare di più, perché al di là degli errori non può essere questa la Roma, specialmente quella del primo tempo, perché comunque a parte un pochino all'inizio dove la Roma ha cercato di tenere testa al Milan, nel momento in cui poi il Milan va in vantaggio, tra l'altro con un errore abbastanza palese di Rui Patricio, a mio modo di vedere, perché lascia un'autostrada a doppia corsia per Zlatan Ibrahimovic per buttare dentro un pallone che, ragazzi, vai a L'hai visto dire il video mio? no. Hai visto quello che ho detto? No, devo essere sincero, non ho avuto Io tempo. ho detto, perché ho visto che andava in controtempo e non ha Sì? visto partire la palla, che probabilmente non l'ha vista partire per il coccodrillo che aveva messo. Ma io E ho invece. anche detto che ne aveva messi troppi in barriera, ne ha messi 5 da posizione defilata per coprire il secondo palo e poi il gol lo prendi sul tuo. Esatto, quindi è un errore abbastanza pacchiano quello che fa Rui Patricio. Quindi purtroppo la partita si decide anche per un errore tuo, perché se il Milan non segna quella punizione, probabilmente il primo tempo riesci a chiuderlo sullo 0-0 e chissà che nel secondo tempo riesci un pochino a gestire un pochino diversamente la situazione. Quindi secondo me,
parti con un tuo errore e poi lasci praticamente il campo al Milan che a fine primo tempo, se non mi sbaglio, c'ha il 70% del possesso palla, quindi parliamo dei 68. parliamo de cifre indubbiamente importanti che spostano tutto il favore, diciamo, della partita a favore del Milan. Poi nel secondo tempo, ripeto, provi a ricorrere un pochino ai ripari, ma diciamo che poco, niente, fino a che poi il Milan non rimane in 10, sul finire poi della partita, fa il 2-1 col Sharawi, ma ormai, ragazzi, c'è poco da dire perché la partita era bella che andata. Quindi che ne pensi della situazione di classifica, di quello che hai visto, cioè, di quello che è successo alla fine? Allora, La Roma c'ha 19 la punti. Roma in un modo o nell'altro riesce a rimanere agganciata al quarto posto, cioè, questo almeno dice la classifica. Certo è che se la Roma è questa, non credo che possa lottare a lungo per il quarto posto, perché penso che ci siano squadre che possano dare fastidio alla Roma. Mi viene in mente l'Atalanta, che mi sembra un pochino in ripresa, mi viene in mente anche la stessa Fiorentina, che guardandola, ridendo e scherzando, quando si tratta di giocare con le piccole, dice sempre la sua e porta a casa punti importanti. Anche la stessa Lazio, che comunque tra alti e bassi c'ha solamente un punto meno di te. E sta Juventus, visto che ci siamo, due paroline, che è la seconda di fila che perde, addirittura a 15 stanno non in classifica, hanno gli stessi punti dell'Empoli, Guarda, stessi punti del Verona. io la Juventus purtroppo non posso tirarla fuori da questa lotta, nonostante le ultime tre partite in cui ha raccolto solamente un punto. Leggevo le statistiche della stagione 2015-2016, sempre con Allegri in panchina, che poi portò alla fine uno scudetto. Dove la Juve a questo punto della stagione, dopo 11 giornate, aveva 4 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, come adesso, gli stessi punti, decimo posto, e poi comunque alla fine dell'anno arriva uno scudetto. Non sto dicendo che per la Juventus possa arrivare uno Dipende nel scudetto. 2015 quanti punti c'aveva la prima in classifica. Parliamo di Dipende, un no, meno aspetta, 16. io non parlo di distacco dalla prima in classifica, perché adesso Parla di non ho. situazione di Juventus. Io parlo della situazione di Juventus in ottica quarto posto, perché se tu vai a vedere adesso, dal terzo posto sono 9 i punti di distacco, quindi mi sembra già adesso, dopo 11 giornate, una somma impossibile, quasi impossibile da recuperare. Molto più fattibile il quarto posto, perché dista solamente 4 punti, nonostante la Juventus stia attraversando un momento difficile, se vogliamo dirla anche per usare un eufemismo, insomma. Quindi io la Juventus in un modo o nell'altro la metto ancora nel calderone delle squadre che pretendono il quarto posto, però deve un pochino migliorare. Ma indubbiamente, ragazzi, la Juventus c'è una rosa di tutto rispetto che, se ricominciano un pochino a girare, possono dire la loro e reinserirsi in questa lotta in qualunque momento. Quindi, ragazzi, per il quarto posto si fa tosta per la Roma, perché al momento è un pochino indietro rispetto alle altre. La Juventus deve fare molto molto di più. Vediamo quello che succederà. Vi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, compreso tutto in descrizione, contenuti consigliati. Alla prossima con un nuovo video, ragazzi. Ciao, regà.